Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Horizon 4. Riprendiamo con la nostra Golf. Mamma mia che tamarraggine, che tamarraggine. Però dai, a rivederla non è poi così male, eh. Come detto, io sono una pippa clamorosa nel fare le livree, però tutto sommato non è uscita neanche malaccio questa Golf. Allora ragazzi, proseguiamo con Forza Horizon nello scorso episodio, come tanto è successo per Ride. Vi avevo detto di farmi sapere la vostra, di essere un pochino partecipi per decidere se proseguire o meno la serie. E signori, mi siete piaciuti, quindi proseguiamo, facciamo un altro episodio, facciamo un passo alla volta. Vi dico le stesse cose che ho detto a Ride per chi sta seguendo tutte e due le serie, perché come detto ragazzi, queste tipologie di video portano via tanto tempo, quindi mi piacerebbe un pochino vedere anche la vostra partecipazione per vedere appunto se ne vale la pena portarle avanti o meno. E ho visto appunto nell'ultimo episodio che effettivamente siete stati più partecipi. Come detto, non è solo una questione di visualizzazioni o altro, ma anche ad esempio le visualizzazioni erano praticamente le stesse del video precedente, però i mi piace sono molti ma molti di più. Quindi se volete, se siete partecipi, perché io vedo che la maggior parte di voi magari vedono il video e anche se gli piace il video, lo so, anche io lo faccio ogni tanto per pigrizia, poi non lasciano il mi piace eccetera. Però per me ragazzi è un grande supporto morale, come detto. Poi alla fine serve una sega il mi piace, oddio, forse serve un pochino anche per vedere un po' come va il video in generale, però è una cosa che se potete fatelo. Io se posso ragazzi, se vedo che vi garba, io la serie la porto avanti ben volentieri, e la portiamo avanti con l'idea che ci siamo fatti l'ultima volta, cioè quella di prendere delle auto e modificarle in modo estremo o meno. Non è vero, sempre estremo, sempre estremo. Vedrò anche qualche auto che mi consigliate e oggi partiamo. È passato qualcuno che si è schiantato malissimo, tra parentesi. Andiamo ad acquistare qualche auto da modificare. Allora, cercavo una Nissan Skyline GTR V-Spec del 1993. La cerco base perché la voglio modificare io. E di base costa 85.000. Quindi forse questa qui da 47.000 potrebbe andare bene. Dai, prendiamo questa così la acquistiamo subito. E nella casa d'aste sì, magari adesso che facciamo questi episodi possiamo fare in questo modo, così le andiamo a risparmiare un po' di moneta che possiamo poi riutilizzare. Ok, sono già fregata. Saranno mille persone che stanno facendo la stessa cosa probabilmente, non lo so, va bene, nel caso ce l'andiamo a comprare. Ah ok, ce l'abbiamo fatta, va bene, ritira l'auto. Ed eccola qui la nostra Skyline pronta per essere modificata come se non ci fosse un domani. Guardatela qui, che finezza, che finezza. Questa è molto da modifiche. Quindi andiamo subito al... Allora, prima di tutto andiamo a vedere i potenziamenti che ci potrebbero mettere questi qui. Come ce la fanno? Molto tamarra, molto tamarra. Allora, è possibile che magari ce li andiamo a mettere, però a livello prestazionale no, la voglio modificare io, quindi quello sarà solo ed esclusivamente un kit estetico. Io di solito vado sempre a piazzare. Allora, andiamo a vedere un attimo questi... No, in realtà qui forse il kit estetico ce l'ho da sempre qui con le conversioni generali. Ci dà il kit, vabbè, modifica un pochino quello che è l'assetto, come è giusto che sia. Fatemi vedere invece il kit, se non andiamo a mettere quello lì, cosa possiamo mettere. Certo, quello base di Forza ci va a modificare anche un po' di cose interessanti. Però... vedete, anche così, per quanto non sia il kit quello tamarro generale, però ci starebbe bene lo stesso. Sapete che sono indeciso? Sono molto indeciso. Questo sì, allarga le fiancate, però non... No, forse no, forse no. Mi piace più l'altro, mi piace più l'altro che possiamo andare a mettere noi, quindi... Sempre con una certa cattiveria.
Ci metterei quasi questo regolabile, che non ci sta male. Poi ci mettiamo questo qui. Guarda anche che scarico che ci va a montare. Scusate. Anche la damarraggine vuole la sua parte. Ora andiamo a vedere. La lascerei sempre 4WD. Invece, per quanto riguarda il cambio di motore, ci possiamo mettere un 6002V8 o un 3008. Allora, 6002V8, cioè questa non è un'auto da V8, magari un V6 ci starebbe anche meglio. Andiamo con il V6. Per, sì, la trazione io lascerei questa qui, no. Trazione posteriore non mi sembra il caso, può rimanere una trazione. Una trazione integrale ci sta tutta. Qua, come sempre, modifiche estremamente aggressive, ce le mettiamo un po' tutte quante. Tanto queste sono, come detto, modifiche estreme. Questa saranno tutte modifiche che porteranno le nostre vetture ad essere probabilmente ingestibili sotto ogni aspetto. Qua doppia turbina ci sta. Doppio turbo standard, no? Metticelo quello da gara, che fa. Alcune cose sì, non è che vadano a migliorare molto la situazione, tra virgolette. Però l'erogazione, avete notato che può migliorare. Freni, assolutamente sì. Sospensioni, direi da gara. Andiamo ad aumentare anche quella che è. Le barre antirollio, queste qui che comunque vanno a rendere tutta l'auto più stabile. 270 kg di peso guadagnati. Frizione da gara. Siamo arrivati in classe S1. Ok. E dobbiamo ancora cambiare gli pneumatici. E lì anche sarà una bella, un bel plus. Prima di tutto andiamo a vedere quelli che sono i cerchi. Perché sono uscito via così a caso. Allora, cerchi direi sempre quelli sportivi. Ora, i cerchi in realtà dipende un pochino da quello che sarà la vernice della nostra auto. Però avrei intenzione, sì, questi qua ci potrebbero stare. Meno 13 kg. Mettiamo questi intanto. Poi andiamo a modificare anche questa larghezza. C'è sta tamarra a certi livelli. Cerchi, questa la grandezza giusta, no? Giusta, giusta così. Pneumatici, facciamoli anche qui di... Tanto è da gara, non è... Ci sta tutta. Arriviamo in classe S2. Questi ci stanno. Da accelerazione no. Poi ci facciamo qualche auto da accelerazione. Però qua andiamo con questa da gara. Spendiamo 107.000, che insomma mica pochi. Però ci piace. Ci piace. Allora, installa assetto. Vai così. Soldi ben spesi. Ora, design e vernici. Vediamo un pochino di verniciare. Verrà cancellato il... Vabbè, che design c'aveva questo? Scusi, eh. Queste sono le... classico blu della Skyline. Anche se questa ci potrebbe stare anche qualche colore speciale. Qualche colore molto speciale. Signori, è tornato il verde sportiveggiante. Molto molto sportiveggiante. Allora, fatta la livrea, ci ho messo un'ora, un'ora e mezza, giusto così, lascia fare per fare una cosa del genere. Voi dite sì, lo so. Ci metto tanto tanto tempo, però ho cercato di spippolarla un pochino, di fare un mix tra il verde sportiveggiante e il nero, che ci sta bene questo accoppiamento, dai, tutto sommato. Voi come sempre fatemi sapere la vostra. Ho messo questa banda laterale e soprattutto nella parte posteriore avevo fatto queste bande, poi ho messo queste altre, le ho fatte doppie qui dietro nella parte posteriore, come vedete anche il cofano, cioè per fare sta cosa tonda intorno alle linee nera ci ho messo una vita per trovare la forma, o meglio per farla combaciare. C'è ancora qualche piccola parte che non combacia tanto, qui più in là non andava il cofano, vabbè, di un altro colore un po' più scuretto.
Il nero che abbiamo messo noi, però ci sta. E niente, questo è quanto. Ci starebbero in realtà forse i cerchi black, tutto sommato. Però fatemelo sapere, ragazzi, fatemelo sapere. Ma sta di fatto che noi adesso l'andiamo a provare direttamente sulle strade di Forza Horizon e vediamo un pochino come va. Sentiamo un po' questo. A parte che al sole poi si sputtana un po' tutti i colori, però lascia fare. Sentiamo un po' il sound. Ha il suo perché, signori, ha il suo perché. Non gira per niente, però. Questi sono dettagli. Oddio, il verde era più figo nell'auto nell'officina. Comunque, c'è una gara. Questa è da fare nelle gare clandestine. Gara clandestina immediatamente. Anche dall'interno. Certo. Sound molto ma molto sportiveggiante. Mi ero fermato un attimino. Allora, sì, diciamo che la sterzata ci dobbiamo un pochino lavorare, però... Allora, a parte che questo verde così mi sembra un po' slavato, cioè era più acceso, cioè più acceso, non che questo non sia acceso, per carità, però... Dai, andiamola a provare in una gara clandestina. Ce ne abbiamo mille di gare... Comunque ci dobbiamo cambiare d'abito perché siamo imbarazzanti, sì, però dobbiamo trovare un altro setup imbarazzante per cambiare un pochino d'abito il nostro ughino. Pronti, pronti. Ci sono un altro bel po' di auto e anche abbastanza sportiveggianti, direi, quindi... Sì, perché l'abbiamo fatta di una classe che... Giustamente poi ti mette con auto che sono della tua categoria, come è giusto che sia. Solo che effettivamente noi la potenziamo tanto di motore, ma a livello di tenuta poi ste macchine sono quello che sono, quindi guardala come si infiammano i cerchi, i freni, i cerchi. Buonanotte. Occhio. Tra l'altro, spippolando tra le auto, poi ieri ho visto la nuova puntata di The Grand Tour, quindi mi sono fomentato quando ho visto le varie auto che avevano provato e ci sono. Vabbè, già, tra l'altro, a parte la McLaren Senna, che effettivamente è la cover di questo Forza Horizon 4, però anche le Mascot che hanno provato a Detroit. Non so quanti di voi seguono piano, però frena tantissimo, grande. The Grand Tour, la serie, gli stessi che facevano Jeremy Clarkson su Top Gear, diciamo, che adesso c'hanno su Amazon Prime. E prima puntata della terza stagione a Detroit con le muscle car Chevrolet Camaro. Guarda questo che costa Lamborghini, ma che stai fuori. Ford Mustang e Dodge Charger mi sembra, non mi ricordo. E la Dodge la sbaglio sempre il nome, sempre e comunque. Non c'è niente da fare, non ogni volta, ma me la scordo in ogni occasione. Vabbè, vi dicevo, sono andati a Detroit, hanno provato queste muscle car e quindi ci sono anche qui, quindi si potrebbe... Era venuta voglia di riprovarle per vedere un pochino come va, le proviamo anche noi. Però poi ci siamo ritrattati in questa, poi vedremo più avanti. Occhio. Allora, tutto sommato ci si deve fare un po' la mano, diciamo così. Però una volta che ci si è... organizzati soprattutto, cioè guardate là con chi abbiamo lottato e con chi abbiamo vinto. La cosa buona è che ha un'ottima frenata, veramente una frenata devastante. Ci sta quasi per regalare la Clio Williams, qualcuno di voi me l'ha chiesta. Io naturalmente adesso aspetto che ce la regali, così almeno. Andiamo ad un'altra gara clandestina, che dite? Oppela, prontissimi. Di nuovo con il nostro ughino. Ora in realtà non so se vi ho messo la parte velocizzata della creazione della livrea. Probabilmente il video durerà
Un po' di più, a meno che per questa volta magari non ci facciamo qualche garetta in più e poi un'altra auto magari non la andiamo a modificare anche esteticamente, la proviamo così, non lo so, vediamo un pochino. Intanto ci facciamo anche quest'altra gara perché giustamente farei anche qualche garetta in più perché prendere un'auto, modificarla, fare la livrea e fare poi una gara, cioè ci metto un'ora per acquisti, modifiche, fare la livrea e poi 2 minuti per fare la gara. Non mi sembra che fatemela sfruttare un attimino sta povera macchina, così come anche le altre. Sono uno di quei rombi che urla, urla. Qua potevamo mandarla anche un po' più. Ecco, ci sono anche altri che si schiantano malamente. Come detto, la nostra non è propriamente guidabile, è più da la metti con le ruote dritte, acceleri come se non ci fosse, ecco, un domani. Poi se devi girare devi inchiodare malamente. Però c'è da dire che guarda come inchioda, cioè inchioda alla grandissima. Poi questo sound, dai, è così. Accelerazione ce l'abbiamo, l'accelerazione ce l'abbiamo, la staccata. Spacchiamo anche dei muretti. Dov'è che si va? Sempre qua sulla strada? Sì. Ok, do un'occhiatina anche alla minimappa perché effettivamente se no. Nelle gare clandestine soprattutto non guardo tanto la minimappa perché devo stare attento un po' alle auto che ci sono sulla strada, visto che non c'è la chiusura al traffico. Destra-sinistra mi mette sempre in difficoltà con quest'auto. Destra-sinistra è abbastanza complicato. Dobbiamo tirare l'ancora. Però ha il suo perché, signore, ha il suo perché. L'idea appunto sarebbe quella di fare questi video, come detto, sempre se ti continua a gabbare. Stavolta ho rifatto un altro video perché ho visto che nell'ultimo siete stati più partecipi, quindi se siete partecipi anche questo proseguiamo, perché come detto ci sta, magari facendo questi video un po' alternativi rispetto a quelli che facevamo prima. In realtà, vabbè, la cosa delle modifiche l'abbiamo sempre fatta, forse questo Forza Horizon 4 un po' meno, però all'inizio qualche piccolo bolide l'abbiamo modificato. Adesso facciamoci direttamente modifiche e gare così random e vediamo un pochino. Anche questa è andata alla grande con due Porsche che hanno tenuto testa fino a un certo punto, poi che vuoi fa? Che vuoi fa? Col verde sportiveggianza non si scherza. Senta, mi dia quella Clio Williams, eccola qua. È la Clio Williams. Attenzione, attenzione, signori, fermi tutti, concentrati, non pensate ai Vazzanicchi, non pensate ai Vazzanicchi che vi dice 100 e ve lo devo, ma allora dai. Ma che cos'è? Epica! Slip! Le ciabatte coi cuoricini. Signori, eccola, Clio Williams, che chi magari ha la mia età o qualche annetto in più, all'epoca, gran macchinona, gran macchinona. Queste auto che ora non mi linciate se sbaglio, però rientravano un po' nella categoria hot hatch. Piccole e sportiveggianti, classiche europee, ce n'erano tantissime. Si dice hot hatch? Non lo so, correggetemi, come detto, non mi linciate, abbiate pazienza. Ma proviamola così, di serie. Poi, allora, questa non va modificata, secondo me, anche esteticamente. Cioè, questa è di serie, signori. Dai, queste erano da ragazzini. Ci stava quella Renault 5, la Lancia Delta integrale. Vabbè, in epoche diverse. In realtà, però, anche la Renault 5 è rimasta. La Renault 5 GT Turbo è rimasta negli anni il sogno di molti giovani. Questa stessa cosa.
questa, signori, la possiamo fare da cronoscalata. Vediamo un attimino. Sì, effettivamente è così, oddio. Cioè, il sound c'è. La sportiveggianza va un po' insinuata. Io andrei un attimino. Questa la andiamo a modificare un po'. Cioè, un po'. La lascia fare un po'. Ce la prepariamo un attimo. Sbam, preparata. Allora, fermi tutti. Garage. Potenziamenti e messa a punto. Allora, potenziamento personalizzato. Esteticamente, come detto, vediamo se c'è qualcosina di particolare. Madonna, perché questa cosa? No, fatemi capire come. Ah, per farla. Ok. Un po' da rally. Oddio, non lo so in realtà. Certo, con tutte ste modifiche. Guarda qua, ma che. Con quanta prepotenza, signori. Allora, facciamo una cosa. Prima ce la modifichiamo normalmente. Magari evitiamo di mettere alcune cose. Allora, vediamo il motore, ad esempio. Un 2000. 1000. Qua il turbo rally ci sta, signori. Il turbo rally ci sta. Trazione, adesso è trazione anteriore, si potrebbe mettere il 4VD magari quando facciamo la versione da rally. Facciamo così, adesso la facciamo normale, poi andremo con la versione da rally. Ci modifichiamo un po' di cose così. Sempre tutto al massimo. Questa si potrebbe fare anche un po' più tarata, però che stai a tarà, signori, che stai a tarà. Le sospensioni, allora, facciamo che per il momento ci mettiamo. Quanto costano? 2000, 1300. Facciamo quelli sportivi. Poi ci mettiamo quelli da rally. Senza farla per forza con troppo assetto. Vai con le turbine. Ok. Gli pneumatici, oddio, non saprei. Pneumatici, se mescola pneumatici elaborata, sportiva. No, da gara è pure troppo. Mettiamoci sportiva, dai. Adesso la facciamo un po' racing. Oddio, ma non troppo. Nel senso, ci abbiamo speso 73.000 crediti. Però ci sta. Così ci sta. L'abbiamo portata in classe A. Poi successivamente andremo a modificarla anche in versione rally, signora. A sto punto, con tutte quelle modifiche, secondo me è fighissimo anche a vederla. Poi così, piccole modifiche leggere, un po' più. Gli abbiamo dato quella frizzantezza in più per farla. Aia. Ok, adesso lascia fare. Erano cose superflue quelle. Erano ammenicoli che a noi non servono. A noi non servono. Vai così. Ci sta butta. Facciamocela così qualche curva, signori. Beh, facciamocela però la curva. Piano. Un po' di controsterzo. Dall'interno in realtà non si capisce una cippa. Però occhio, niente, no, così non ci riesco in quest'auto, con queste curve soprattutto. Guarda qui che altri bolidi.
va bene ragazzuoli, io a questo punto direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio. Come detto, non ho la più pallida idea di quanto sia durato. Nel prossimo appuntamento fatemi sapere se volete vedere un pochino questa Clio Williams, magari in versione re. Oddio, prima magari ce la proviamo in qualche gara normale, qualche gara clandestina, eccetera. Poi se volete ci facciamo la versione rally e modifichiamo anche qualche altra auto. Sempre se vedo che questo vi garba. Nel frattempo ci schiantiamo in amicizia. E quindi lasciate like, condividete, mi raccomando. Noi, come detto, ci vediamo eventualmente ad un prossimo episodio. Mi raccomando, date un'occhiata anche alle altre serie, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Questa Leale. Che fanno, la lavi? Occhio alla barca. Solo noi tamponiamo le barche con le auto.